Raffaele all'esterno con Alessandro Raffaelli e Paolo Raffaelli che si contendono il secondo posto al meglio del momento. Alessandro che mantiene la seconda posizione, se ne va invece Loris Morini al comando della battaglia, ancora una volta in questa seconda semifinale per la seconda posizione. Fior del mondo è lì anche lui a tenere testa al tuo alle spalle di Loris Morini. Al primo passaggio De Rabada esce molto veloce dalla curva, Loris Morini del mondo in quarta piazza con Pierangelo Vasini che va a completare il quintetto, un pochino staccato Vasini, intanto qualche problema, una vettura ferma in pista in questo momento. Loris ferma invece per Pierangelo Vasini che conquista la quarta posizione assoluta, segnalata la vettura fuori traiettoria all'interno di Fior del Mondo, ferma. Ale è stato un po' attaccato, l'ha recuperato. Ah. Palli in ostia, Palli ha fatto una cappella. Io, Palli, si è girato. Laggiù, vedi, fumaggio di fumareccia. Loris Morini che ha rischiato grosso in Raffaele in seconda posizione, perde la terzo posto Paolo e Raffaele, e quindi Vasini si ritrova in terza posizione assoluta, transita solo in questo momento Paolo Raffaele. Sarà girato e basta. Fa male? Un giro al termine per Loris Morini, salutando Alessandro Raffaele in seconda posizione, 3 secondi, terza posizione per Pierangelo Vasini. Ho perso un bel posto di Roma. Infatti non so cosa stava facendo. E poi Paolo Raffaelli con il ritardo. Pronta la bandiera a scacchi per quest'ultimo mezzo giro che rimane ai piloti. Loris Morini va a vincere questa la semifinale, alle sue spalle Alessandro Raffaelli e per la terza posizione Pierangelo Vasini.